Amici carissimi di Light Channel, ben ritrovati insieme per aprire questo nuovo giorno. La meditazione di oggi, domenica 3 aprile, ha come testo biblico Filippesi capitolo 2, i versetti 6 e 7, il quale, cioè Gesù, pur essendo in forma di Dio, non considerò l'essere uguale a Dio qualcosa a cui aggrapparsi gelosamente, ma svuotò se stesso, prendendo forma di servo e divenendo simile agli uomini. In questo capitolo della sua lettera ai Filippesi, l'Apostolo Paolo ci presenta un Gesù esempio massimo di umiltà. In un mondo come il nostro, in cui l'egoismo regna sovrano, l'umiltà è ormai qualcosa in via di estinzione. Ma se l'ha fatto Gesù, se Gesù, il figlio di Dio, il re dell'universo, il creatore del mondo, è sceso fino a noi, fino al nostro livello di uomini peccatori, chi siamo noi, mi chiedo, per crederci superiori agli altri? Eh sì, perché tante volte pecchiamo, cari amici, di superiorità nei confronti degli altri. Tante volte questo atteggiamento di umiltà non è proprio il nostro forte. Se Gesù ha potuto mettere da parte la sua divinità, la sua grandezza come Dio e diventare simile a noi uomini, quanto più noi, che siamo già delle creature, dovremmo avere l'umiltà di riconoscere che senza Dio non siamo proprio niente e la nostra vita stessa è vuota. Se Gesù, cari amici, che doveva essere servito in quanto re dell'universo, ha scelto invece di servire noi e di venire su questa terra a morire per noi, quanto noi siamo disposti a servire il nostro prossimo? È incredibile vedere ancora una volta come il nostro Dio ci sorprende e ci lascia tutti a bocca aperta. Cari amici, guardiamo a Gesù, la persona più umile di questa terra, e impariamo da lui ad esserlo con i nostri simili. Amen.